gioco di zucchella che la lava giù, tutto brillerà di più. Ciao Doc, in questi giorni riflettevo sul fatto che molti titolari di aziende si troveranno in uno scenario un po' diverso quando potranno riaprire le loro attività. Tu cosa ne pensi? Sì, è un po' come se una mattina un pescatore si svegliasse sulla sua barca e guardando fuori dall'oblò scoprisse che il mare non c'è più. Quindi un cambio di scenario inaspettato del quale non ha nessun controllo. E nonostante lui abbia le rotte tracciate per andare a pesca, quindi per andare a prendere il pesce che tutti i giorni gli serve per il suo sostentamento, non può fare nulla, non può spostarsi e guardandosi intorno si rende conto che tutti gli altri pescatori come lui sono nella stessa situazione senza sapere che cosa fare. Mentre fino a quel momento tutti i cambiamenti potevano essere legati semplicemente ad avere magari più barche intorno che pescavano nella stessa zona, oppure magari qualche pescatore che era riuscito ad avere delle esche migliori rispetto a quelle degli altri, in questa situazione nessuno sa esattamente cosa può fare. Un cambiamento come quello che stiamo vivendo noi oggi segna profondamente le abitudini sociali e quindi anche quelle commerciali nel prossimo futuro. Quindi cosa pensi possa succedere? Sicuramente non mi immagino che dall'indomani delle aperture delle varie attività commerciali le persone inizieranno da subito ad accalcarsi, che ne so, a mangiare un gelato piuttosto che affollare i ristoranti o fare lunghi aperitivi con gli amici, frequentare concerti, feste, manifestazioni. Tutte le persone saranno molto più caute, ci sarà sicuramente una reazione di diffidenza nel assembrarsi magari in posti dove ci sono tante altre persone. Quindi è chiaro che chi ha basato tutto il suo lavoro sulla socialità, sulle attività che fanno aggregazione, dovranno ripensare un pochino il loro modo di offrire servizi e prodotti al proprio cliente. Cosa si può fare in una situazione del genere, Doc? Io penso che ci possono essere almeno 5 azioni concrete da mettere in opera immediatamente per contrastare gli effetti negativi del Covid-19. La prima cosa è quella di identificare dei piani di emergenza da mettere in atto subito, identificando le variabili che avranno un impatto su costi e ricavi per ogni circostanza possibile. In una situazione di crisi con un futuro incerto, bisogna cercare prima di tutto di ipotizzare nuovi scenari di mercato, dal più ottimistico a quello più tragico. 3 o 4 tipi di possibilità già ci possono dare un'idea su come muoverci. Nel caso della nostra nave in secca, per esempio, possiamo immaginare che ci sia stata semplicemente una bassa marea, un po' più pesante del normale, e quindi di lì a poco le acque torneranno a scorrere sotto il nostro scafo e ricominceremo a pescare come prima, con le stesse attrezzature, senza problemi e magari anche meglio. Oppure stiamo navigando in una palude e dobbiamo trovare modi diversi di pescare, magari attrezzarsi a prendere prede diverse dai classici pesci che abbiamo pescato fino all'altro giorno, almeno finché non si riesca a uscire di nuovo in mare aperto. La terza opzione potrebbe essere quella che il mare si è ritirato per tanti chilometri e bisogna quindi spingere la nave per un bel tratto prima di riprendere a pescare. L'ultimo scenario, quello apocalittico, è che non c'è più acqua e quindi non si pesca più e bisogna inventarsi qualcos'altro da fare. Questo mi è chiaro. Ma tornando al mondo del gelato, cosa potrebbe succedere? Lo scenario ottimistico ci potrebbe far pensare che a partire da fine maggio la normalità sarà recuperata, almeno in parte. Si ricomincerà un po' più lentamente, ma presto la situazione si ristabilirà in modo graduale, ma comunque in crescita. Lo scenario medio ci vedrà faticare a far decollare il lavoro almeno fino ai prossimi 6-8 mesi. Quello tragico ci fa mettere in conto che la stagione è completamente persa e si riparlerà di tornare ad una pseudo normalità non prima della metà del prossimo anno. Poi i più pessimisti potranno anche figurarsi che non ci sarà un ritorno alla normalità per i prossimi 3-5 anni, se non di più. E quindi forse si dovrà cambiare veramente lavoro. E poi? Una volta fatto questo esercizio, bisogna predisporre un modello economico-finanziario
che preveda l'analisi di conto economico, lo stato patrimoniale e un cash flow previsionale. Quindi, foglio di calcolo alla mano, si fanno i conti con ognuno di questi scenari possibili. Questo serve a capire, con lo stato attuale della propria organizzazione, cosa succederebbe in ognuna delle situazioni che abbiamo ipotizzato. Bada bene che questo esercizio andrebbe fatto ogni anno, anche senza la necessità di una crisi come quella che stiamo vivendo. Il punto è che è in questi momenti che si comprende il valore dei processi e del controllo che siamo stati in grado di mettere in campo grazie alle nostre capacità organizzative. E questa sarebbe la prima cosa da fare. In base a quello che emerge dalla precedente analisi, possiamo trovare delle soluzioni, alcune delle quali potrebbero farci pensare alla riorganizzazione dei propri asset aziendali. E veniamo alla seconda azione. Scusa Doc, ma cosa sono gli asset? Te lo spiego subito. La filiera che ci porta ad avere un prodotto o un servizio è composta da diversi asset. Che cos'è un asset? È un elemento unitario che insieme ad altri coopera nell'attività aziendale, a partire dalla produzione fino ad arrivare alla vendita o all'erogazione del servizio. Una gelateria ha bisogno che i suoi asset, ovvero l'insieme dei moduli di cui è composta la sua organizzazione, siano coordinati e che generino quindi una precisa struttura in grado di operare in uno specifico scenario per l'ottenimento dei risultati sperati. Nel momento in cui questo scenario cambia, o cambia una parte di esso, ad esempio le abitudini sociali o di acquisto della clientela, occorre capire come impiegare i propri asset, che sono le competenze, le attrezzature, le procedure, per ridisegnare eventualmente la propria strategia produttiva e distributiva, spostandoli all'interno della struttura o integrandoli con nuovi elementi. Fammi un esempio pratico, Doc. Ok. Se fino a ieri hai solo prodotto e commercializzato gelato da impulso, coni e coppette, perché la tua attività è situata in una zona pedonale o turistica, con un cambio di abitudini della clientela potresti utilizzare parte delle attrezzature, composto da alcuni asset già presenti nel tuo laboratorio, per realizzare vaschette, monoporzioni, torte, barattoli e quant'altro. Potresti avere la necessità di trovare nuovi metodi di vendita per arrivare al cliente, che non passa più davanti alla tua porta o non si ferma più in coda come una volta, magari organizzando un servizio di distribuzione di tipo diverso, che non deve necessariamente sostituire quello che stai già facendo, ma semmai integrarlo per allargare le tue possibilità di vendita, come la consegna a domicilio o il catering. La terza azione da fare è operare nel tuo comparto marketing. Anche se hai una piccola gelateria, una piccola attività artigianale, pianifica l'inventario, modifica le offerte e i prezzi nel breve termine e valuta quali sarebbero le migliori azioni da fare in ogni nuovo scenario. Fare degli sconti o delle promozioni, inserire o meno nuovi prodotti e così via. Nel lungo termine vaglia gli investimenti nel marketing e nella comunicazione per raggiungere con più precisione il tuo target di riferimento. A proposito, sai già qual è il tuo target di riferimento? E sai come comunicare con lui in modo corretto? È certo che lo so. Quarto, investi nel digitale e considera una strategia online da abbinare a quella fisica. Ad esempio, in Cina, nei mesi scorsi si è registrata una notevole impennata della domanda di prodotti online a fronte della riduzione della mobilità e del traffico pedonale. Cosa che si sta verificando anche qui da noi. Il delivery, come vedi, ritorna sempre. Già, ne abbiamo parlato. L'ultima azione riguarda la necessità di proteggere le persone. Proteggi i tuoi dipendenti seguendo le linee guida più stringenti tra quelle raccomandate dalle autorità sanitarie. Nel momento in cui le attività saranno riaperte, occorre seguire scrupolosamente le regole che impongono di mantenere la sicurezza tra i collaboratori. Ma in questa situazione in cui i dipendenti sono a casa, che cosa si può fare? In questi tempi di lockdown, cerca di mantenere un rapporto positivo con loro. È un momento difficile per tutti. Per te, che hai costi fissi e nessuna entrata,
e per loro che vedono la possibilità di rimanere a casa senza un'occupazione. Quindi nel concetto di protezione includerei anche la possibilità di fare formazione per loro e con loro. Organizza riunioni virtuali, periodiche, dove parlare del vostro lavoro, dei progetti futuri. Approfittane per rinforzare i tuoi valori aziendali, per trasmettere meglio la tua mission. Come ti dicevo, la protezione deve riguardare anche i tuoi clienti. E non parlo solo delle precauzioni in caso di attività di consegna, che probabilmente avrai già adottato, ma anche la protezione del rapporto di fiducia che hai costruito con loro nel tempo. Preserva la fidelizzazione, per esempio ideando iniziative e promozioni da programmare per la prossima apertura. Assicura ai tuoi clienti che tornerai a dar loro i prodotti migliori di sempre, mantenendo attivi i tuoi canali di comunicazione, che non si devono fermare mai. Certo, Doc, ma questo è davvero un momento difficile, di estrema incertezza. Non viene nemmeno la voglia di mettersi a pensare. Forse c'è un ultimo consiglio che ti posso dare. È necessario che le decisioni che ti spettano, come imprenditore della tua attività e capitano del tuo peschereccio, siano prese con velocità e fermezza e che ti prendi la responsabilità di scelte molto strategiche e importanti per il bene della tua azienda e dei tuoi collaboratori. Pensare troppo senza agire o non pensare affatto non ti darà vantaggi competitivi. Grazie, Doc. Senti, quando sarà finito tutto, ci vieni con me a pesca? Perché no? Basta un poco di zucchero e la pila va giù, tutto brillerà di più.